Bentrovati ai telespettatori di Telesardegna che anche oggi sono con noi nel nostro consueto appuntamento dedicato agli amministratori del territorio sardo. Oggi siamo in collegamento col sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, bentrovati. Ci racconta un po' com'è la situazione da lei? Io ringrazio per la vostra disponibilità perché, nonostante gli impegni, è giusto dare comunicazione, quindi il servizio che svolgete è essenziale per tenere informata la comunità, la cittadinanza tutta. La nostra è una situazione, sulla carta tranquilla. Arzachena ha avuto un caso conclamato di coronavirus, nostro concittadino che tuttora è ricoverato presso l'ospedale di Sassari, le sue condizioni sono stabili e dall'inizio dell'epidemia abbiamo riscontrato un atteggiamento molto responsabile da parte dei nostri concittadini. Ne approfitto per ringraziarli ancora una volta per aver rispettato con grande attenzione le regole sul distanziamento sociale ed aver contribuito alla minima diffusione del virus. È evidente che siamo ancora in una situazione molto delicata, il virus non è svanito e quindi dobbiamo ancora stare attenti, è ancora il momento del sacrificio, sarà ancora più difficile sicuramente, visto anche l'arrivo della bella stagione, l'impossibilità di poter fruire del nostro bellissimo patrimonio paesaggistico, delle nostre spiagge, però sono sicuro che tutto questo sacrificio ci garantirà poi di non ripiombare in questo incubo. La situazione sanitaria è questa. Dal punto di vista ovviamente comunale, noi abbiamo e continuiamo ad erogare una serie di misure a favore della cittadinanza. Inizialmente lo abbiamo fatto in modo da poter garantire l'isolamento sociale e il rispetto delle misure precauzionali imposte da governo e regione. Quindi i servizi di spesa a domicilio, i servizi di consegna farmaci a domicilio, che hanno consentito appunto ai nostri concittadini di rispettare le regole. Oltre ciò, abbiamo poi attivato una serie di iniziative anche economiche per fare in modo che si potesse aiutare quella classe, quella fascia di popolazione più debole che purtroppo è stata colpita duramente anche dai vari decreti governativi. Siamo in un momento molto particolare perché c'è ancora tanta incertezza e questa incertezza, sia dal punto di vista sanitario e anche dal punto di vista sociale ed economico, è quella che preoccupa di più. Quindi il Comune di Arzachena ha portato avanti una serie di iniziative anche per cercare di affrontare questa fase 2, cercando di contattare e coinvolgere gli operatori, gli imprenditori, anche per comprendere nel pratico quelle che sono le iniziative che debbono essere portate avanti sia in sede locale ma anche sui tavoli regionali e governativi. Noi ci siamo confrontati come amministrazione comunale per quanto concerne la riduzione di alcuni tributi locali, in particolare la TOSAP, la rimodulazione della TARI, che è tutta ancora da affrontare, da definire. E la garanzia di essere vicino ai nostri operatori anche tramite la concessione di maggiori spazi pubblici per consentire loro il distanziamento sociale e quindi non perdere per esempio tutti i tavolini per quanto riguarda un ristorante, un bar, una struttura commerciale. Certo che quello che ci chiedono i nostri operatori è un vademecum di regole chiare e da parte nostra ovviamente ci facciamo tramite perché la Regione possa diramare proprio un protocollo sulle varie misure da adottare in modo da poter mettere anche nelle condizioni gli operatori di comprendere come sarà questa stagione, quali sono gli adeguamenti da portare avanti nelle loro strutture, se sono fattibili, se non lo sono, ci sono casi e casi e poi ovviamente chiedono di poter lavorare. Quindi abbiamo perso tutta la fase preparatoria della stagione, che è quella che poi garantisce anche delle ricadute economiche e occupazionali importanti. Parlo dell'edilizia, parlo della portualità, parlo del verde, delle manutenzioni,
Quindi siamo molto preoccupati per questo aspetto e siamo preoccupati ovviamente per quella che sarà la stagione estiva. Ormai il turista si sposterà proprio con la consapevolezza che in un determinato territorio sono garantiti dei servizi sanitari di base importanti. Diciamo che sarà la leva fondamentale che spingerà gli ospiti a venire, in questo caso in Sardegna, alla pari della bellezza delle nostre spiagge e del nostro mare. Quindi questo va assolutamente implementato. E poi, in un'ottica di riapertura, capire cosa sarà anche del nostro ospedale, del nostro aeroporto, l'aeroporto di riferimento, l'aeroporto Costa Smeralda, che è ancora chiuso. E se dobbiamo parlare di turismo, dobbiamo capire come verranno attivate tutte le varie procedure per mappare gli ospiti in arrivo, per fare in modo che ci sia una riapertura però che metta in sicurezza il territorio, metta in sicurezza l'isola, i suoi abitanti, le imprese, gli operatori. Quello che chiediamo è regole chiare, capire in che modo ci sarà anche la fruibilità del litorale. Da Arzachena è partita un'idea, ce ne potrebbero essere altrettante, è relativa alla fruizione del litorale libero, quindi degli spazi sulle arenili non concessionati. Non sarà più un accesso così arbitrario, ma bisognerà controllare, quindi anche tramite strumenti informatici che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, monitorare il litorale per dare la possibilità ai nostri avventori, ai nostri fruitori del litorale, di comprendere se una spiaggia è già satura oppure se c'è la possibilità ancora di rivolgersi tranquillamente, ma più che altro per rivolgere anche un servizio, per evitare che magari la gente si presenti nei parcheggi e debba rimanere sotto il sole 2 ore in attesa che gli spazi si liberino. Quindi la Sardegna sicuramente può ripartire, ma deve ripartire con le precauzioni del caso. Le precauzioni del caso sono quelle che bisogna adottare cercando di fare uno sforzo in più, cercando di invertire anche determinati percorsi e tendenze che non fanno più parte della nostra vita. Quindi io dico sempre, si tornerà ad una nuova normalità. In questo momento è molto difficile comprendere quale sarà il turista di riferimento. Sicuramente sarà quello italiano e poi ovviamente anche il turista sardo che dopo 3 mesi di quarantena avrà sicuramente voglia di evadere e quindi rivolgersi alle mete turistiche più vicine. Quindi su questo noi stiamo cercando di fare in modo che si possano valorizzare le attività di vicinato in modo da garantire quel servizio anche laddove non si aprissero gli aeroporti, anche laddove non ci sarà la possibilità di ospitare turisti dalla penisola o dall'Europa o dal mercato arabo, russo piuttosto che americano. Ci sono però alcune fette di mercato turistico che sicuramente potrebbero essere aperte. Io parlo in particolare del fenomeno delle seconde case. Noi abbiamo circa 10.000 abitazioni, seconde case nel nostro territorio, che rappresentano delle vere e proprie attività produttive. Lì ci sarebbe sicuramente la possibilità di garantire il distanziamento sociale e fare in modo che i nostri ospiti possano venire in sicurezza per godere della stagione estiva nelle proprie abitazioni e quindi anche evitare la promiscuità, evitare i contatti che purtroppo sono quelli che poi fanno diffondere il virus, così come la portualità. È evidente che anche su questo aspetto noi chiediamo un intervento immediato perché così come è stata data la possibilità ai balneari di iniziare le attività preparatorie, anche i titolari di pontili ce lo stanno chiedendo, così come ovviamente tutto il mondo connesso alla nautica, che è un asset importante, strategico per la nostra isola e quindi bisogna cercare anche di dare risposte in quella direzione. Vorrei chiudere con un messaggio di ottimismo, un messaggio a favore di chi oggi si è sacrificato e vede ancora il futuro con tanta incertezza. Sfruttiamo questa calamità, sfruttiamo questo momento tragico per rilanciare,
per far sì che ci si possa caratterizzare ulteriormente per i servizi e magari tornare anche un po' alle origini di quello che è il nostro modo di concepire, pensare e fare turismo, un turismo lento, un turismo distanziato, un turismo che va a valorizzare tutti gli aspetti anche culturali che questa nostra bella isola ci propone, a partire dai nostri siti archeologici con una storia millenaria, la bellezza paesaggistica, il nostro patrimonio enogastronomico, il nostro artigianato. Vediamo di rilanciare anche con una serie di servizi che in maniera moderna ci proietteranno poi nella stagione che ci auguriamo sia la stagione del 2021, per poterci veramente riabbracciare in quel caso.